Cari amici programmatori, bentornati sul canale Crypto. Voglio ringraziare prima di tutto le persone che lasciano commenti, feedback positivi ai video che sono caricati sul canale. Stiamo salendo col numero delle visualizzazioni, abbiamo superato le 70.000 visualizzazioni, stiamo salendo anche con il numero dei like e anche con gli iscritti. Quindi vi ringrazio di questo. All'interno di questa lezione studieremo una nuova libreria, un nuovo framework che prende il nome di JAXB. JAXB sta per Java Architecture for XML Binding ed è un framework a supporto dell'utilizzo dell'XML in Java. L'Extensible Markup Language XML e la tecnologia Java sono partner naturali nel supporto dello scambio di dati in internet. La stessa accoppiata XML più Java è spesso utilizzata per realizzare web service e relative applicazioni d'accesso. Questo cosa significa? Chiunque abbia lavorato o lavori in ambito sviluppo web si sarà trovato sicuramente a dover lavorare con quelli che sono con diverse tecnologie, ad esempio i web service. Ebbene, sapete benissimo che un web service può essere impostato in modo tale che riceva una richiesta dall'applicazione sotto forma di file XML, e un web service può essere configurato in modo tale che generi una risposta da restituire all'applicazione sotto forma di contenuto di un file XML. Quindi XML e Java per chi sviluppa in ambito web sono fondamentali questa accoppiata, soprattutto diciamo, per chi lavora con quelli che sono i web service. Due sono le tecnologie più utilizzate con i web service per gestire richieste e risposte: il linguaggio JSON e per l'appunto l'XML. Partendo da queste premesse, JAXB mette a disposizione un set di API per semplificare l'accesso e la realizzazione di documenti XML attraverso applicazioni scritte direttamente in Java. Cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che praticamente JAXB ci permette di fare tutta una serie di cose. Quello che vedremo all'interno di questo video sono le operazioni più semplici, le due operazioni più semplici, diciamo le due operazioni più di base. Quella che prende il nome, l'operazione che prendiamo di Marshall e quella che prende il nome di UnMarshall. Cosa sto dicendo? Sto dicendo che se io ho un file XML, allora JAXB mi permette di leggere questo file XML e convertire il contenuto del file XML nel contenuto di uno o più oggetti Java. Quindi passare dall'XML al Java è l'operazione che prende il nome di UnMarshall. Se invece JAXB ovviamente ci permette di fare anche il contrario, cioè a partire da uno o più oggetti Java, io posso scrivere un file XML che contiene i dati contenuti all'interno dell'oggetto. Fare questo, quindi passare dall'oggetto Java all'XML, prende il nome di Marshall, come scritto anche qui, Marshall Write Java Object into XML and UnMarshall Read XML into Object. Quindi abbiamo un XML, possiamo dall'XML, grazie a JAXB, prendere il contenuto dell'XML e salvarlo all'interno di uno o più oggetti Java. Posso fare anche il contrario, ho un oggetto Java, dall'oggetto posso prendere il contenuto dell'oggetto e creare un file XML che contiene proprio come dati il contenuto dell'oggetto Java. Allora, io direi a questo punto di iniziare a vedere subito come è possibile fare il Marshall e l'UnMarshall. Partiremo dal write, quindi partiremo dal Marshall.
Allora, si va avanti per passi. Prima di tutto io vado a creare, ho già aperto Eclipse, mi vado a creare il mio Java Project, lo chiamo esercizio JAXB. Ok, mi creo il package codice e vado a... Ho già scaricato in precedenza la libreria JAXB, apro il build path del mio progetto e qui dove ho scaricato la libreria JAXB la vado ad includere all'interno del mio progetto, in modo tale che posso utilizzare tutte le API che mette a disposizione questa libreria. Applico e vedete qui nelle referenze libraries. Ho anche JAXP, questo significa che oltre alle librerie del JRE posso utilizzare anche una libreria esterna che è appunto JAXP, che ho scaricato e che ho incluso all'interno del progetto. Chi conosce, chi sa utilizzare Maven, e se volete sapere cosa è Maven potete cercarlo su internet, però chi sa usare Maven sicuramente sa che quello che ho fatto io manualmente è possibile farlo all'interno di un Maven Project aggiungendo la dipendenza di JAXB come alle dipendenze del progetto nel file pom.xml. Quindi ci sono due alternative. Chi non sa usare JAXB, chi non sa usare Maven, fa come ho fatto io e aggiunge la libreria JAXB come libreria esterna al progetto. Chi sa usare Maven aggiunge la dipendenza di JAXB nel pom.xml. Allora, andiamo avanti per passi, ho detto prima. Qual è il primo passo? Dobbiamo definirci la classe. Ad esempio, io creo la classe impiegato, che è la classe che sarà oggetto del Marshall o dell'Unmarshall. Cioè questa classe sarà la classe da cui noi poi otterremo gli oggetti, che dovranno essere scritti all'interno del file XML oppure gli oggetti nei quali dovranno essere messi i dati quando poi andremo a fare l'unmarshall di un file XML. Allora, come prima cosa ci definiamo gli attributi id nome. Salario, qui ovviamente string. Ok, ci andiamo subito a generare i nostri metodi accessori o i getter e setter, come mi piace di più. E ci andiamo a definire il costruttore vuoto e il costruttore senza parametri, che non accetta parametri, e il costruttore che accetta i tre parametri per settare nel momento in cui andiamo a creare un oggetto di questa classe id nome e salario. Formattiamo e salviamo. Allora, abbiamo creato la nostra classe. Quindi che ci facciamo con questa classe? Dobbiamo in qualche modo specificare, far capire a JAXB come deve essere creato il file XML a partire da questa classe, oppure come diciamo in che modo andare a immagazzinare i dati negli oggetti istanze di questa classe quando facciamo l'unmarshall. Per fare questo andiamo ad utilizzare le annotation che ci mette a disposizione JAXB. In corrispondenza della dichiarazione della definizione della classe uso la notation XML root element. XML root element, vedete, mi dice che la posso importare, che fa parte della libreria JAXB.
XML root element mi permette di specificare qual è la radice del file XML che verrà creato. In questo caso sto dicendo, vedi che come radice del file XML che creerai quando farai operazioni di Marshall, prendi come radice impiegato. In corrispondenza dei getter di ogni attributo possiamo andare poi a utilizzare ad esempio la notation XML attribute. XML attribute mi permette di specificare che id è un attributo del root element. Quindi quando verrà creato il file XML avrò come root del file, voi sapete che l'XML ha una struttura d'albero, quindi c'è una radice e la radice abbiamo detto che è impiegato, che avrà come attributo id, che avrà poi un certo valore. In corrispondenza dei getter di nome e salario utilizziamo la notation XML element. Vado sempre a importare. Quindi sto dicendo che nome e salario saranno due elementi figli del root element che è impiegato. Quindi mi aspetto di avere un XML fatto come radice impiegato, attributo della radice id, quindi impiegato id uguale qualcosa e poi due elementi, nome col valore, salario col valore. Quando andremo a scrivere il file XML vedremo se questo se è giusto, se viene creato così l'XML oppure no. Ci andiamo quindi a creare la nostra classe di esecuzione che contiene il main. Allora, qui nei commenti scrivo 1 definire la classe e utilizzare le annotation di JAXP. Poi, passo 2, ottenere un oggetto di tipo JAX context. Un oggetto di tipo JAX context rappresenta il contesto. Diciamo, il JAX context fornisce l'entry point per le JAX API. Occorre specificare il contesto che rappresenta una lista di uno o più nomi di package che contengono le interfacce generate da un binding compiler. Se gli schemi utilizzati sono ben strutturati, è sufficiente passare il nome del package contenente la classe contenitore nel documento, ossia l'entry point, come vedremo successivamente. Questa definizione l'ho presa da html.it, potete cercarne anche altre. Praticamente cos'è un oggetto di tipo JAX, cosa rappresenta un oggetto di tipo JAX context? Rappresenta il contesto, cioè dobbiamo far capire a JAX quali sono le classi che saranno oggetto di Marshall o UnMarshall. Infatti, quando andiamo ad ottenere un oggetto di tipo JAX context, in questo modo JAX context, context, lo facciamo in questo modo, JAX context.new instance, quindi una nuova istanza di JAX context, e passiamo come parametro la classe che sarà oggetto di Marshall, in questo caso, nel nostro esercizio, ovviamente. È possibile che si verifichi un'eccezione, quindi mettiamo il nostro try catch.
per la gestione delle eccezioni. E quindi abbiamo un oggetto di tipo context. Abbiamo il nostro oggetto context di tipo JaxContext, che rappresenta quindi il contesto in cui lavoriamo. Quindi questo commento posso metterlo. Poi 3, ottenere un oggetto di tipo marshaller. Ok, marshaller o unmarshaller, l'oggetto marshaller o unmarshaller controlla il processo di marshalling o unmarshalling, fornendo un metodo che invocato permette di effettuare per l'appunto l'operazione di marshalling o unmarshalling del documento passato sotto forma di file, oppure se facciamo il marshalling dell'oggetto Java in file XML. Quindi andiamoci a recuperare come si ottiene un oggetto di tipo marshaller. Si ottiene dal contesto, quindi context.create marshaller. Anche marshaller ovviamente dobbiamo importarla. Poi, fatto questo, ci andiamo a definire il nostro oggetto di tipo impiegato. New. Come ID1, come nome Marco, come con salario 1000. Questo oggetto qui, l'oggetto impiegato, è quello che noi vogliamo scrivere nel file XML. Quindi questi sono i dati che noi vogliamo andare a scrivere all'interno del file XML. E ci aspettiamo di avere un file strutturato proprio come abbiamo detto prima, quando abbiamo inserito le annotazioni all'interno della classe. Infine, si richiama il metodo Marshall del Marshaller che accetta l'oggetto che vogliamo scrivere nel file XML e in questo caso io creo un nuovo file diciamo che il file lo voglio salvare qui dove ho scaricato la libreria Jaxb, quindi passo come questo, il file lo chiamo esempi.xml. Ok, qua c'è uno slash di troppo. Ok, file out stream lo devo importare da Java io. Si può generare un file not found exception, quindi. Ok. Quindi vedete, non è difficile, sono pochi i passi da effettuare. Definire la classe ed utilizzare le annotation di Jaxb, così come abbiamo fatto
all'interno della classe impiegato. Abbiamo utilizzato XML root element, XML attribute, XML element. Poi ottenere un oggetto di tipo JaxBContext, che rappresenta per l'appunto il contesto in cui noi stiamo lavorando, in questo modo, con questa sintassi, ottenere un oggetto di tipo Marshaller, perché noi stiamo effettuando un'operazione di Marshall quando andremo a effettuare un'operazione di UnMarshall, sì, otterremo un oggetto di tipo UnMarshall. Unmarshaller. Poi diciamo che in qualche modo qui lo abbiamo definito noi, ma magari la nostra applicazione in qualche modo passerà a, avrà passato a questa classe un oggetto impiegato con questi dati che noi vogliamo salvare, che noi vogliamo scrivere all'interno del file XML, e poi richiamiamo, qua non l'ho scritto, quindi richiamare il metodo Marshaller, e qua creare l'oggetto che si vuole scrivere nel XML. Questo è 4. Questo è 5. Ok, salviamo. Io direi che possiamo anche eseguire l'applicazione. Ora nella cartella c'è solo il jar di della libreria JAXB. Mi aspetto che una volta eseguita questa applicazione io abbia anche il file esempio.xml. Tasto destro. Run Java Application. Non ho avuto errori. Ok, vedete, è stato creato qui tipo documento XML di nome esempio. Se io lo vado ad aprire, allora vedete, non è formattato, quindi magari è un po' difficile da visualizzare. Linguaggio XML, magari lo formatto io in modo tale che. Ok. Allora, vedete, è stato creato un file. Voglio mettere le due schermate una vicino all'altra. Quindi il Marshall funziona. Quindi quello che abbiamo scritto funziona. Il file è stato creato. È stato messo nella directory dove diciamo è stato specificato. Allora, vedete, il file che è stato creato ha come root element impiegato, cioè la radice del file XML è per l'appunto impiegato, proprio come avevo specificato di fare quando ho definito l'XML root element. Quindi vedete, la radice è impiegato. XML attribute su ID, quindi ID è effettivamente un attributo del tag radice, non è un elemento, perché vedete, gli elementi figli di impiegato sono quelli dove noi abbiamo utilizzato la notation XML element, quindi sono questi. E i valori che sono stati inseriti all'interno dell'XML sono proprio i valori che noi abbiamo specificato quando abbiamo creato l'oggetto di tipo impiegato. L'abbiamo detto, in nuovo l'impiegato di cui fai il Marshall deve avere come ID 1, ma ID è un attributo del root, quindi ce l'ho qui, è giusto. Come nome Marco, e Marco è un XML element, quindi sarà figlio di impiegato col tag nome. E come salario 1000. Salario è un XML element, quindi ce l'ho come attributo figlio del root impiegato. Vi faccio vedere un'altra cosa. Noi prima avevamo un file
file così, che non era formattato. Faccio vedere come si può creare anche un file formattato direttamente. Allora, qui in corrisponda, una volta che noi ci siamo definiti il marshaller, andiamo a settare la proprietà del marshaller marshaller.setProperty marshaller.jax formatted output, quindi true. Cosa sto dicendo? Sto dicendo l'output del marshaller, formattalo direttamente. Quindi quando vado a si riesegue l'applicazione. Mi crea il file esempio e se lo vado ad aprire, vedete, è già formattato, quindi non dovete andare a formattarlo voi. Vabbè, questa è giusto una nota aggiuntiva per farvi vedere come formattare direttamente un file XML creato con Marshall. Ok, quindi la prima operazione è andata a buon fine. Ora cosa facciamo? Facciamo l'operazione inversa, quindi questa classe la chiamo esecuzione Marshall non la scriverò mai bene la prima volta Marshall. Mi vado a creare un'altra classe esecuzione unMarshall che contiene sempre un main. Ok. Allora, quando effettuiamo l'unMarshall, ovviamente la prima cosa che dobbiamo andare a specificare è qual è il file da cui noi vogliamo leggere le informazioni. Io direi di usare sempre il nostro esempio.xml, che è quello che abbiamo generato prima. E poi ragazzi, bene o male, le operazioni da effettuare sono sempre le stesse. Qui devo importare file. Quindi mi vado a recuperare un oggetto di tipo jax_context uguale jax_context.new. Jax context.new instance impiegato.class. Ok. C'è sempre gestione delle eccezioni, quindi try catch. Ok, poi unMarshaller uguale Jax, o meglio, context.create unMarshaller. Importo unMarshaller da JAXP. E
E poi impiegato uguale impiegato on marshaller punto al marshal di file. Giusto per vedere se l'unmarshal viene fatto in maniera corretta, ci aggiungiamo dati e punto get nome salario. Ok, cosa mi aspetto che succede? Allora, mi sono definito il mio file, questo è il file XML da cui voglio leggere i dati, che esempio è il file che abbiamo creato noi prima, quindi questo XML. Ora, mi definisco come al solito l'oggetto di tipo context. E l'oggetto in questo caso unmarshaller, perché stiamo facendo la versione di unmarshall. Sto dicendo unmarshall, ok, quale file? Questo, quindi esempio.xml, prendi questo XML, prendi i dati contenuti in questo XML e convertili, dovresti essere in grado di convertirli automaticamente. Diciamo come contenuto dell'oggetto impiegato. Se questo viene effettuato correttamente, io qua in questo system.out.print dovrei vedere come nome il nome contenuto in questo tag, quindi Marco, e il salario contenuto nel tag salario dell'XML. Vediamo se succede questo. Salviamo. Ecco qua, vedete? Ho letto, è stato letto il file XML, è stato fatto l'unmarshall del file XML, i dati sono stati messi correttamente all'interno dell'oggetto di tipo impiegato e quindi io ora l'oggetto impiegato è valorizzato e posso utilizzarlo all'interno della mia applicazione. Ora, ovviamente questi sono due esercizi molto banali, però voi potete capire come diventa utile questa libreria, questo framework nel momento in cui magari noi veramente abbiamo ad esempio dei web service che ci sparano come richieste un XML, diciamo, molto grande, è la comodità che noi possiamo fare il Marshall o l'unmarshall di file XML automaticamente e voi capite benissimo che in sistemi reali è fondamentale. Io spero che questa lezione vi sia piaciuta. Ovviamente lasciate dei commenti sotto il video, fatemi sapere se vi è tornata utile o no questa lezione. Con Jaxb direi che almeno per quanto riguarda questa piccola esercitazione, abbiamo concluso e ci vediamo, ci sentiamo nel prossimo video. Buona programmazione a tutti.